Buonasera a tutti, benvenuti nella Galleria Dante Bus Margutta di Roma. Prosegue il ciclo di presentazioni dei libri editi da Dante Bus. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Piero Centonze. Piero Centonze. E presentiamo il libro L'universo dei miei giorni. Prima di cominciare, la vice caporedattrice Camilla Di Gennaro leggerà una piccola introduzione. Con un animo nobile, un cuore pulsante e la signorilità di Umberto Saba, il raffinato poeta Piero Centonze tenta l'impresa nella monumentale opera L'universo dei miei giorni di narrare un'intera esistenza, nella quale all'uomo che vive la vita rimpaira il poeta che la sente, la scrive, la suggella nei versi. Adriano Celentano cantava del ragazzo della via Gluck, come Gianni Morandi cantava di un ragazzo che amava i Beatles e Rolling Stones, ragazzi che presero a malincuore la strada della modernità e della guerra, morendo tutti e due, anche se in modo diverso, uno dentro, uno fuori. Ebbene, quel ragazzo di nome Piero, invece, la vita ha scelto di viverla, rinascendo ogni giorno come scriveva Neruda, assaporandola e gustandola, prendendola per mano, senza smettere mai di amarla. La poesia è questa, senza paura. Ti guardo dentro gli occhi e vedo la mia vita che scorre come un filo di seta fra le dita. Dall'alba dei miei giorni all'ultima emozione, c'è un sogno, una carezza, un bacio e una canzone. Poi l'eco dei ricordi si spegne in un momento e resta la tua voce baciata da ogni vento. Tu ridi e non capisci che l'alba è il mio destino. Un uomo non è un uomo se non fu mai bambino. Volare mi diverte, ma credi, a volte è dura convincere se stessi a non aver paura. Io guardo in alto e vedo l'azzurro più profondo, ma sotto, in basso, osservo le ipocrisie del mondo. L'isola, praticamente, io l'ho scritta che avevo 20 anni. Isola. Mi sento un'isola in questo mare di uomini. Gente si vanta di gloria mai avuta. Felicità è solo parola, le virtù quasi un mistero. Avanzare mi costa un'età, forse un sorriso. E quando partire e chiudere gli occhi, orrore di colui che va. Cos'è più lungo di una strada buia? Cosa affascina più dell'ignoto? Sensazione divina, il riconoscersi umano, umano ma libero, ed io la libertà la sento, la respiro correndo nel vento e sapere che nessuno mi insegue. Nel solco della migliore tradizione letteraria del genere, da Esopo a Fedro, dai fratelli Grimm a Collodi, da Roderi a Calvino, l'intenso e profondo autore Cosimo Resta intesse la raffinata favola Jack e Chick. L'opera intreccia amabilmente la parola alle immagini, sicché il lettore osservatore si trova di fronte a un delizioso racconto che, a mo' di filastrocca, non è solo una toccante storia di un bambino speciale, ma è di fatto anche una fulgida opera d'arte. I destinatari sono tanto gli adulti quanto i fanciulli, immessi subito nella particolare storia di Jack, che improvvisamente inizia a vedere doppio e non può più condurre la vita normale di un bambino, perché nella sua testa si nasconde l'uovo di un pulcino, che si schiuderà poi nel personaggio Chick, per buona parte del racconto imprigionato nel suo capo. Ci troviamo di fronte a un delizioso modo di raccontare uno dei mali oscuri del nostro secolo, che colpisce anche i più piccoli senza nessuna pietà.
Eppure, nonostante le difficoltà, Jack non si arrende e dopo tanta sofferenza, con un pizzico di magia, riconduce la sua vita in salvo. Tra visione e realtà, Cosimo inteste la sua opera della stessa materia di cui sono fatti i sogni, con il colorato stile del Piccolo Principe, mentre le illustrazioni traggono il loro splendente colore da Chagall e da Klimt. La fantasia, la voglia di vivere dei fanciulli, il loro desiderio di semplice normalità, come avere una mamma o poter tirare due calci a un pallone correndo sul prato, salverà il mondo. Me lo sono chiesto spesso, e come nasce. Credo l'unica risposta che posso dare è che è nato per un'esigenza personale, e come credo nasca l'arte in tutti noi. E l'esigenza personale era raccontare a me stesso una cosa che mi fa ancora male, però che provo ogni giorno a combattere, o più che combattere a conviverci, perché purtroppo accadono delle situazioni nella vita che sono imponderabili come la vita stessa, e l'unica cosa che possiamo fare, siamo umani, quindi ci sono momenti che andiamo giù, però dovremmo di nuovo risalire e provare a modificare i nostri sogni che si sono bloccati, quindi cercare di aprire altre strade e provare in tutti i modi a colpire. C'era una volta un bambino con un sogno divino. Jack era il suo nome. Un bel giorno da scuola tornava, ma di colpo doppio vedeva. Utilizzo l'arte ogni giorno per comunicare, utilizzo l'arte con i miei studenti, utilizzo l'arte dappertutto. L'arte deve essere dentro di noi perché è dentro di noi. Io sono convinto che ognuno di noi abbia un pezzo artistico. Molte volte si divide ciò che siamo a lui artista, io non riesco a farlo, io non riesco a fare questo. Abbiamo perso quella fantasia che abbiamo sempre avuto, quindi dovremmo davvero ricominciare a credere in quello che è dentro di noi. Questo vedere doppio ti ha in qualche modo insegnato a vedere diversamente la vita? Non solo il vedere doppio, ma il tumore stesso. Io lo ringrazio ogni giorno. Da 34 anni io ho una doppia vita, un'altra vita, ho un bonus, io lo chiamo bonus, non so quando finirà, io ho un bonus da 34 anni e non voglio perderlo, quindi ovviamente ogni giorno per me è importantissimo, ed ecco perché la fiaba, alla fine io parlo con il tumore stesso, con Chick, e parliamo insieme per capirci, ed è quello che vorrei dire, cerchiamo di comprenderci, perché quello che si apre dopo è un mondo fenomenale, un mondo fantastico. A me si è chiusa la porta del giocare a calcio, ma si è aperta la porta del mondo. Ecco perché faccio anche la metafora tra la palla e il mondo stesso. Perché sono riuscito ad insegnare in 3 continenti, perché sono riuscito e riesco comunque a rapportarmi con tante persone, perché guardo le cose da un altro punto di vista. Allora leggiamo la parte finale, poi in 2 parole con il messaggio finale, e come diceva nel Piccolo Principe, l'essenziale invisibile agli occhi si vede bene solo col cuore. Jack, tutto strano, si svegliò ancora dalle lacrime bagnato, ma dal sole fu subito asciugato. Proprio il sole gli fece ricordare del nuovo compito affidatogli e felice ritornò a saltellare. Intanto, dalla fuga spaventati, ora tutti i cuori accanto a lui sono arrivati. Tanta paura per te avevamo, da nessuna parte ti trovavamo. Jack disse con nuovo ardore, basta pensare al vicino passato, da quest'oggi sono rinato. Ora il mondo è il mio giocare, tanti colori ho da inseguire e un fratello dorato da stupire. La Silloge di poesie Il Camaleonte di Laborde dell'intenso e profondo autore Anthony Giove presenta una variegata gamma di temi e stili che spaziano dall'introspezione emotiva alle esperienze della vita, tra impressionismo ed espressionismo.
Ogni poesia, infatti, è un frammento di un panorama complesso, riflesso delle molteplici sfaccettature dell'esperienza umana, laddove l'essere è appunto un camaleonte, capace di adattarsi alle alternanze cicliche dell'esistenza, secondo il motto classico Flechtar ne Frangar. Accade così che in ogni verso di Anthony non ci sia solo una narrazione di un viaggio, di una storia o di un'emozione, ma sia anche contenuta un'essenza di rinascita, di chi sa vedere già l'alba in ogni tramonto, perché il desiderio della luce è più forte della paura dell'oscurità. Io amo davvero tanto ogni genere di animale. Questo è un animaletto che mi ha incuriosito perché usa i suoi colori per attrarre, no? È un po' un simbolo della società di oggi, sai, le apparenze e quest'altro. Però lui lo fa solo ed esclusivamente per conquistare una sola, in questo caso direi persona, no? Lui ama una volta sola, praticamente. Lui ama una volta conquistato la sua femmina, così, e muore per lei, praticamente. E questo è un po' metafora un po' mia. Ferirci con le spine per cogliere una rosa, ci rallenta il dolore di amare. Donarla col sangue versato ci rammenta che amare è soffrire la nostra assenza. Queste sono poesie che comunque pesano, anche se poi diventi leggero, perché comunque hanno centimetri di cuore e grammi d'anima, hanno grandi sì. Ricordi e frammenti di sogni e cosa che comunque la tua caratteristica, no? Svelano ma non troppo. Ed è giusto così. Anthony, sono quel che vedi, sono quel che credi, sono sabbia nel pugno, non puoi stringere dal petto, dovrai aprirlo per lisciarmi il viso. Lascia che vada, non scorre per restare a mani vuote, ma è il tempo per sedurre la mia anima innamorata per sempre. Sì, è un po' come questo. Era anche un po' colpito da violenza sulle donne, no? Violenza di genere e quant'altro, nel senso che se mi ami non puoi tenerla un pugno chiuso, la sabbia dentro è ciò che poi ti rimane, no? Se sferro un pugno, un qualcosa, io l'ho vista in questa maniera, quindi per lisciarmi il viso andrà via quella sabbia che per l'appunto presenta anche quel tipo di violenza, no? Amare, via. Il messaggio finale mio fondamentalmente è quello, è davvero luce, è davvero un qualcosa che poi è un amore generalizzato in ogni senso, qualunque esso sia, qualunque genere e quant'altro. Prima ho accennato proprio all'inizio del mio forte amore verso gli animali in genere, così anche quello è qualcosa che invito davvero a provare, perché è davvero una cosa bella.